Spero e dovremmo avercela fatta. Tu mi senti, Thomas? Sì, ti sento. Ci siamo. Buonasera, buonasera a tutti quelli che si sono collegati. Scusate questo piccolo ritardo. Per qualche oscuro motivo non funzionava la diretta su Facebook, ma abbiamo il nostro pronto backup o piano B o insomma qualunque cosa. Chiamatelo come volete. Insomma, siamo in diretta su YouTube o basta, non c'è nessun altro che ci può vedere da nessun altro canale. Ciao Thomas, benvenuto al Fevre. Ciao, grazie. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, nonostante il periodaccio direi che ce la capiamo. Hai sentito anche tu un po' l'ansia di questi 10 minuti di prolungata attesa? Immagino, sì, ti Ma vede. no, no. No, Allora. apro Facebook e dico, boh, non so, magari pubblicano all'ultimo, poi mi hai iscritto, ah, ok, misteri della fede dell'informatica. Ma infatti, ma tu pensa che io non faccio mai il beta test per controllare che la diretta stia funzionando? Oggi l'ho fatto per fortuna, altrimenti alle 7 iniziavamo a parlare probabilmente per nessuno. Invece abbiamo qualcuno di collegato che ci sta seguendo, almeno qui l'indicatore mi conferma che siamo live. Benvenuti all'appuntamento di marzo del Fevre. Come capita una volta almeno all'anno, non parliamo solo di front-end puro, parliamo di JavaScript, parliamo di Node, ne parliamo con Thomas. Thomas, io volevo chiederti una cosa: come è usanza iniziare prima di iniziare le celebrazioni e tutto il resto delle presentazioni? È usanza fare una domanda allo speaker. A me è rimasto molto impresso il talk che ha fatto un paio di mesi fa Stefano Magni, ed è una cosa che, se mi ricordo bene, è venuta fuori anche tra gli speaker o comunque nella lobby di Open al CSS Day, ovvero quanto importante è per uno sviluppatore partecipare sia come speaker che come relatore alle conferenze. Tu hai avuto qualche esperienza a riguardo, quindi volevo un po' sapere la tua. Condivido molto, sì, nel senso che io penso sia molto molto importante partecipare per diversi motivi, dal banale, generalmente impari cose nuove, anche se torni a casa dove hai imparato una sola cosa nuova, tanto hai guadagnato, ma generalmente noi siamo sempre chiusi, lì davanti al nostro computer, riuscire un po' a prendere aria, a vedere altre persone è una cosa sempre positiva. Generalmente, perlomeno per mia esperienza, le conferenze incontri sempre persone super interessanti e nel mio caso ho anche incontrato futuri datori di lavoro, per cui insomma non posso fare a meno di consigliarlo. Quanto ti mancano le conferenze dal vivo? No, non hai idea. Tantissimo. Mi fa super piacere che mi avete invitato, sono felicissimo, ma io odio fare questa cosa qua davanti allo schermo, la tristezza qui, la luce dello schermo. Mi manca un po' di contatto umano, anche perché diciamo, cioè, alla fine uno si mette lì, prepara le slide, si concentra, fa tutto un bel talk per andare a mangiare una pizza assieme dopo. Questa cosa qui manca e sono molto molto triste. Concordo pienamente. C'è una cosa che mi manca delle conferenze, principalmente è il networking, ma di Sì. qualunque tipo, non solo quelle da sviluppatori, qualunque tipo di incontro, da quello che facciamo al Fevre, che ormai è un anno che non ci vediamo, alle conferenze più scientifiche, piuttosto che insomma, è proprio l'aggregazione con le persone. Ma siamo qui per parlare di front-end e non di tristi ricordi di quando c'erano le conferenze. Dicevamo, questa è la puntata. Torneranno, torneranno. Tornerà tutto quanto. Speriamo già in autunno. Altrimenti per l'estate organizzeremo qualcosa al parco. Dicevamo, appuntamento di marzo. Non so se la numerazione sia giusta. Comunque, questa è la sesta stagione di Fevre. Se vi siete persi gli altri episodi, non preoccupatevi, comprate il libro, è meglio. Vogliamo ringraziare uno dei nostri sponsor che è West House. Qui trovate il contatto di Emily Compagni. West House è un'azienda che si occupa di recruiting in ambito IT principalmente. Quindi, come dico sempre, se siete o se sei un'azienda che sta cercando un front-end developer, e ultimamente sono più rari dei tartufi, West House fa per voi. Qui ci sono i contatti. Se invece
Sei un tartufo, un front-end developer, ti sei stancato della tua azienda o semplicemente vuoi affidare a Westhouse la tua carriera? Questo è il contatto che fa per te. Il numero è lo stesso, la mail è la stessa. Io non indugerei oltre, anche perché più tengo questa slide con la data sbagliata, più creerò confusione alle persone. Lascio la parola a Thomas, quindi intanto tolgo il mio schermo, e scompaio anche io e ci sentiamo quando hai finito per le domande, se ci saranno delle domande oppure per qualche chiacchiera. Ciao. Lo spero. Fate domande, fate domande. Ok, spero che si veda il mio schermo, in caso fermami subito. Allora, ciao a tutti. Innanzitutto, grazie mille per avermi invitato. Sono contentissimo di essere qua. Come dicevamo prima, mi mancano un sacco di eventi dal vivo, quindi spero in futuro di poterci rivedere e condividere magari anche una birretta o qualcosa di questo tipo. Ma iniziamo un attimino dicendo chi sono io, e poi chiediamoci perché la mia tastiera non sta andando. Perché sono qua a raccontarvi queste cose. Allora, io sono Thomas Della Vedova, lavoro come Senior Software Engineer ad Elastic, la compagnia che produce Elasticsearch, ma anche Kibana, Logstash e una serie di altri prodotti veramente interessanti di cui vi consiglio di dare un'occhiata. Poi nel mio tempo libero lavoro parecchio nel mondo open source. Il mio principale progetto che seguo è Fastify, di cui parleremo questa sera. Poi gli altri progetti un pochino di cui sono più orgoglioso sono FastJSON Stringify, anche questo vi accennerò, FindMyWay, che è il router di Fastify, ma anche di Restify, scusate, c'è troppo nomi simili, che è il web framework creato e utilizzato da Netflix. E infine mantengo la libreria per connettersi con Elasticsearch, in Node. Allora, passiamo all'argomento di questa sera. Che cos'è Fastify? Fastify è un web framework per Node punta, come suggerisce il nome, molto molto sulle performance, almeno così era agli inizi, ma cerchiamo tuttora di fare in modo che le performance siano sempre all'altezza di questo nome, che ormai è più una condanna, ma si concentra anche molto sulla developer experience degli utenti. Fastify è un framework molto molto minimale, dà il minimo indispensabile per funzionare, ma già questo minimo offre un sacco di cose di cui parleremo questa sera. L'idea di questo talk è farvi vedere tutte le cose che secondo me bisogna sapere quando si inizia a usare Fastify, ma soprattutto dopo un pochino spero di gettare un po' di luce su argomenti che di solito vedo nell'issue tracker non sono particolarmente chiari. Allora, iniziamo proprio dalle basi, creiamo un server. Allora, tutti gli esempi che vedrete stasera possono essere già utilizzati su Node 14. Come vedete, sto utilizzando ES Modules, che in Node si può utilizzare da Node 14. Potete tranquillamente anche utilizzare CommonJS, funziona allo stesso modo. Stasera usiamo ES Module per fare un po' di cose nuove, insomma. Quindi importiamo il costruttore di Fastify, creiamo una nuova istanza, ascoltiamo sulla classica porta 3000 e avviamo il server. Inviamo una richiesta. E come vedete, il messaggio che ci torna indietro, proprio alla fine di questo log, è un JSON che ci dice che la rotta slash non può essere trovata ed è un 404. Come ci si può aspettare? Non abbiamo dichiarato nessuna rotta. Faccio anche notare che tutti gli header della risposta sono configurati correttamente, cosa che di sicuro non è assolutamente scontata generalmente nei framework. Fastify cerca di essere il più possibile, di rispettare il più possibile la specifica di HTTP. Quindi, prossimo passo, creiamo la nostra prima rotta. In Fastify supportiamo out of the box sia async await che le callbacks. Non dovete fare assolutamente nulla se non scegliere qual è lo stile che preferite di più. Sulla sinistra vedete come si dichiara una rotta con async await, sulla destra come si fa con le callback. Questo talk useremo sempre async await, ma sappiate che non potete utilizzare entrambi in maniera assolutamente intercambiabile. Allora, abbiamo due modi per dichiarare le rotte. Quello che chiamiamo la shorthand declaration, che vi può ricordare un pochino quella di Express, dove quindi facciamo fastify.get, che è il metodo, il path, e poi abbiamo l'handler, oppure la dichiarazione, diciamo, completa, un pochino più verbosa, dove all'API.route passiamo un oggetto di opzioni, dove configuriamo il metodo, il path, l'handler e una serie di altre cose che vi farò vedere un po' più avanti.
facciamo, inviamo adesso nuovamente una richiesta e come vedete non abbiamo più un 404, ma ci torna indietro il nostro bellissimo Hello World, nuovamente con tutti gli header correttamente configurati. Altre cose che potete fare con il router, ovviamente dichiarare delle rotte parametriche, che si fa mettendo due punti davanti al nome e poi dopodiché potete fare request.params.name per accedere. Qua facciamo subito un test al volo, vedete che se invio una richiesta hello slash Thomas e la risposta sull'ultima riga vedete che è Thomas. Stessa cosa per le wildcard, potete accedere con la stellina, anche qui funziona allo stesso modo, quindi il valore della stellina sarà tutto ciò che avete messo, che non, essenzialmente non fa parte del path che avete dichiarato. E un'altra cosa interessante che avviene con, abbiamo deciso di fare con Fastify, che cerchiamo in tutti i modi di evitarvi sorprese, nel senso che un errore classico che succede, perché capita quando si sviluppa applicazioni, anche specialmente grosse applicazioni, che si può dichiarare due volte la stessa rotta, per un motivo qualsiasi. Certi framework cosa fanno? Tengono per buona l'ultima rotta che avete dichiarato e buona fortuna a debuggare questa situazione. Se in Fastify fate questa cosa, quindi quello che vedete sul schermo, cioè che registri due volte la stessa rotta, get slash, e avviate il server, quello che vedrete è un errore che vi dice, oh guarda che la rotta get sul metodo slash l'hai già creata. Mettiamo che però voi avete bisogno di dichiarare due volte la stessa rotta per un qualche motivo. Per esempio, avete una sorta di versionamento, avete qualche meccanismo. Come si fa? Fastify ha un concetto di constraints. Mentre i constraints vi permettono di dichiarare la versione di una rotta, come vedete adesso schermo, quindi all'oggetto fastify.route aggiungiamo una chiave constraint, a cui poi diciamo version 100200. E adesso, se voi avviate il server, tutto funzionerà correttamente. Come farà quindi un client a inviare una richiesta a decidere quale delle due rotte chiamare? Di default con l'header accept version. Potete anche cambiarlo nella configurazione del framework, ma questo qui è il default, che generalmente è quello che viene utilizzato. Vedete nella primissima richiesta inviamo accept version 100, ci torna hello world, nella seconda 200 abbiamo ciao mondo, se proviamo 300 abbiamo 404 perché non esiste. Potete anche inviare dei range, quindi se dico 1.x mi arriverà la minor più alta della measure 1. Se invece potete anche fare 2.1.x, questo significa la più grande patch di 2.1, che sarà 404, perché non abbiamo 2.1. Se invece non inviate nessun access version, come vedete, vi torna dietro 404, perché in questo caso c'è la necessità di passare un header di versione. Un altro constraint che supportiamo out of the box è l'host, quindi voi potete dire che a questa rotta deve rispondere solo una richiesta che ha come host header out.fastify.io, potete anche combinarlo con versionamento. Inoltre, con le configurazioni del framework potete anche creare del constraint custom, cioè tutto un API che dovete seguire che vi permette di costruire, aggiungere nuovi parametri essenzialmente per andare a leggere header, per fare il match più raffinato delle rotte. Un'altra funzionalità semi sconosciuta, che però mi piace sempre tanto, è il case sensitive. Inizialmente, prendete la rotta che dichiamo qua, slash users, slash username. Se adesso noi inviamo una richiesta a questa rotta qui con user scritto tutto in maiuscolo, ci becchiamo dietro un 404, perché di default le rotte sono case sensitive. Se però voi configurate case sensitive a false e inviate la richiesta sia tutto in minuscolo che tutto in maiuscolo o con qualche combinazione, vedete che tutto funziona, al contrario, come dicevo, del default che sarebbe un 404. Questo qui è una feature molto divertente che ci è stata inviata da Netflix proprio, perché loro hanno il problema che a quanto pare qualche dispositivo viene inviato tutto in uppercase. Abbiamo impiegato una montagna di tempo a inventare questa feature qua, perché farla in maniera performante è veramente difficile. È la cosa di cui siamo veramente soddisfatti, che mettere case sensitive true o false praticamente non ha impatto sulle vostre performance. Prossimo argomento su cui vi vorrei parlare, che noi del team Fastival pensiamo sia estremamente importante, è la data validation. Il mantra che chiunque lavori nel backend deve utilizzare è mai, mai, mai fidarsi dell'input utente. Di qualsiasi cosa vi arriva dall'esterno, non fidatevi. Quindi, invece di cercare di costruire degli accrocchi con librerie esterne insomma, trovare ogni volta un modo di incastrare la validazione dei dati all'interno del framework, abbiamo deciso che il framework vi fornisce direttamente un API per validare i dati. E questa API funziona tramite JSON Schema.
Per chi non lo sapesse, JSON Schema è un metodo che standard, uno standard che serve per definire la struttura che devono avere degli oggetti. Quindi in questo caso stiamo dicendo che il body della richiesta dovrà essere un oggetto con una proprietà name di tipo stringa che deve essere assolutamente necessaria, è assolutamente obbligatorio che sia lì e non vogliamo che ci sia nessun'altra proprietà addizionale. Dopodiché, voi all'interno della vostra rotta potete tranquillamente fare rec.body.name, sarete sicuri che body sarà un oggetto con una proprietà name di tipo stringa. Se l'utente invia qualcosa che non è una stringa per name o invi non invia affatto name, Fastify direttamente, come potete vedere qua nell'esempio, risponderà con un 400. Questa cosa qua insomma, è gestita automaticamente da Fastify. Anche qui ovviamente con delle performance molto elevate, siccome internamente utilizziamo una libreria che si chiama AJBoo, che è un validatore JSON estremamente performante, di cui vi consiglio anche di dare un'occhiata, che ovviamente è una bella libreria. Qual è il problema principale di JSON Schema? Torniamo una slide indietro. È che, come vedete, qua stiamo usando solo un oggetto con una chiave. E già abbiamo una montagna di parentesi, una montagna di due punti, virgola. Veramente è verboso, è noioso da scrivere, è facile fare errori, è facile sbagliare qualcosa. Poi questa cosa che require lo devi scrivere da tutt'altra parte, la trovo veramente allucinante ed è veramente facile, error prone, insomma. Quindi abbiamo creato una libreria che si chiama Fluent JSON Schema, che, come suggerisce il nome, vi permette di creare dei JSON Schema in maniera facile. Oltretutto è anche TypeScript ready, quindi vi permette anche di avere un po' di autocompletamento. Quello che facciamo qua, nuovamente, cosa diciamo? Il body deve essere un oggetto senza proprietà addizionali, con una proprietà di tipo name, stringa, che deve essere obbligatoria. Cioè, se voi rinviate la stessa richiesta di prima, vedrete che tutto funzionerà allo stesso modo. L'unica differenza è che adesso la vostra richiesta della rotta è facile da leggere e anche sicuramente più piacevole da scrivere. Sempre su questa falsa riga del JSON schema abbiamo anche sperimentato molto sulla serializzazione. Allora, una storia divertente da sapere è che Fastify è nato da un'idea che a sua volta è nata da questa libreria, che chiama Fast JSON Stringify. Come avete notato, non siamo particolarmente bravi a dare nomi alle librerie. Cosa fa Fast JSON Stringify? Come suggerisce il nome, per l'appunto, è un serializzatore JSON con delle performance più elevate. Come funziona? Voi chiamate il costruttore Fast JSON a cui gli passate un JSON schema. Qua diciamo ci aspettiamo un oggetto con tre proprietà, first name, last name, age, prime due sono stringa, il terzo è un intero. Fast JSON vi ritorna una funzione che è costruita, facciamo code generation, è costruita e specializzata per serializzare esattamente quell'oggetto. Quindi quando voi gli passerete first name, last name e age, Fast JSON vi tornerà indietro il JSON costruito correttamente, ma tra le due, tre, fino alle quattro volte più velocemente quanto farebbe il JSON Stringify normale, che essendo una funzione ricorsiva impiega più tempo. Esattamente il trucco che noi utilizziamo per essere più veloci è fatto con la velocità del JSON schema, sappiamo in anticipo qual è la struttura dell'oggetto e quindi facciamo delle ottimizzazioni per la serializzazione. Cosa c'entra tutto questo con Fastify? Beh, quello che voi potete fare, sempre all'interno della chiave schema, quando dichiarate una rotta, è aggiungere una chiave response con poi lo status code e cui poi passate di nuovo un JSON schema. Qua quindi cosa stiamo facendo? Diciamo che le risposte di questa rotta, le due risposte con 200 di questa rotta saranno degli oggetti con una proprietà hello di tipo string. E adesso, come per magia, Fastify internamente farà tutte le sue ottimizzazioni del caso e la vostra rotta sarà 2, 3, insomma, dipende dalla dimensione dell'oggetto, più veloce a servire le vostre richieste. Inoltre, se utilizzate gli schema come li vedete adesso a schermo, quindi definite il body, il query string, i parametri, la risposta e via dicendo, c'è un modulo per Fastify che vi permette di generare automaticamente la OpenAPI spec del vostro server. Un'altra cosa super interessante che si può fare con il response schema è la seguente. Allora, mettete che c'è il caso che state recuperando dal database dei dati di un utente, ma volete tornare indietro solo una piccola parte di questi dati. Come fareste normalmente? La cosa più facile è prendete l'oggetto che leggete dal dato, vi fate la delete delle cose che non vi servono e la tornate indietro. Il problema però di delete è che è molto lento, devo fare un sacco di ottimizzazioni, non è proprio piacevole da utilizzare. Un'altra cosa che potete fare è usare la destructuring per selezionare solo le chiavi che vi servono, ma anche questo occupate più memoria perché create più oggetti, per cui non è proprio l'ideale.
side effect di Fuzz JSON Stringify, che in questo caso si può veramente definire una feature, è che Fuzz JSON Stringify serializzerà solo le chiavi che voi avete configurato nello schema. Quindi in questo caso, vedete, abbiamo solo detto che la risposta 200 è un oggetto con la proprietà first name. Se adesso noi torniamo un oggetto con first name e last name, l'utente riceverà solo first name, la parte last name verrà completamente tralasciata e non verrà mai serializzata. In questo modo voi avete sia eliminato le chiavi che l'utente non vuole vedere, che mantenuto le performance molto alte nel vostro server. Qua un piccolo trucchetto che sono sicuro che vi sarà capitato un milione di volte di dover risolvere, e questo qui penso sia una soluzione interessante al problema. Un altro problema classico che si ha invece con i framework in genere è interagire con il Request Response Lifecycle. Cosa significa? Voi vi arriva una richiesta e volete eseguire del codice prima del vostro route handler, o magari subito dopo, insomma, definire quando eseguire questo codice non è proprio scontato. Express ha il concetto di middleware, che insomma sono in ordine di esecuzione, ma è facile sbagliare qualcosa. HAPI ha un concetto simile agli hook, e RSify penso abbia anche a sua volta i middleware. Come funzionano gli hook? Andiamo a sentire un'occhiata a come funziona questa response lifecycle di Fastify, che è questa lunga lista. Essenzialmente ogni richiesta che arriva in Fastify attraversa tutti questi passaggi, a meno che non ci sia un errore nel mezzo. Quindi arriva una richiesta, facciamo routing, istanziamo il logger, e dopodiché abbiamo una lunga serie di hook. Sono un request, pre-parsing, poi facciamo effettivamente il parsing, cioè pre-validation, poi le validazioni, pre-handler, il vostro handler, pre-serialization, un send e via dicendo. Quindi mettiamo che voi volete fare qualcosa, non appena arriva una richiesta utilizzerete l'hook on request. Volete fare qualcosa subito prima della validazione, pre-validation e via dicendo. Come si dichiarano hook? Con l'API add hook. Anche questa funziona sia con async await che con le callbacks, non c'è nessuna differenza. Anzi sì, l'unica differenza è che nel caso delle callbacks il terzo parametro è la funzione che dovete chiamare quando avete finito, mentre nel caso async await il fatto che la funzione ritorni significa che avete terminato l'esecuzione dello hook. Ci dicevo, voi fate fastify.addHook, il nome del hook e poi la funzione, e il gioco è fatto. Adesso qualsiasi chiamata che verrà lanciata farà console log di incoming request. Un'altra cosa interessante che potete fare è quando dichiarate una rotta è specificare un hook solo per quella rotta. Quindi vedete qua di nuovo, e qua il motivo per cui ogni tanto è più comodo utilizzare la dichiarazione delle rotte, diciamo, completa, è che qua potete dire method get path slash, però potete anche aggiungere on request, e a questo punto quel on request verrà sempre eseguito solo quando questa rotta viene chiamata, a differenza di quello precedente qui, che verrà eseguito per tutte le rotte che vengono dichiarate all'interno di questo file. Prossimo concetto è una cosa abbastanza interessante e divertente da utilizzare. Diciamo che inizialmente non ne vedrete l'utilità, ma poi, una volta che vi sento spiegare questo e vi spiego il successivo, direte: ah, cavolo, ok, potrebbe avere senso, non sono magari completamente ricitrulliti. Cos'è un decorator? Il decorator sono il metodo che noi utilizziamo per aggiungere funzionalità al framework. Come funziona? Allora, mettiamo che avete questo caso, avete una funzione, utility, repeat che ripete una stringa n volte. La salvate nella vostra cartellina utils nel file repeat, e poi nel resto della vostra applicazione dovrete fare import repeat from e col path. Import repeat from, import repeat from, insomma questa lunga serie di import con il path che cambia ogni volta. La prima occasione che avete fare qualche refactoring vi si rompe tutto, perché i path sicuramente saranno sbagliati, ma un bagno di sangue. Sicuramente vi siete trovati in questa situazione a un certo punto della vostra vita, avete detto: ma chi me la fa fare questa cosa di mettere tutti questi puntini? C'è qualche trucchetto di salvare le utility dentro i node modules, ma comunque non è sempre ben supportato, insomma, è un po', non è proprio piacevole. Quindi, cosa sono i decorator? I decorator funzionano in questo modo: voi chiamate fastify.decorate, passate il nome del decorator e poi il valore, che può essere qualsiasi cosa, una funzione, un oggetto, un connettore a un database, quello che vi pare. Dopodiché all'interno, in qualche par altra parte della vostra applicazione, farete fastify.repeat e otterrete quello che avete salvato all'interno del decorator. In questo caso abbiamo sempre il repeat, che è la nostra funzione che ripete una stringa un certo numero di volte. Come vedete, qua stiamo dichiarando una rotta in cui nello schema diciamo che i parametri, quindi i parametri per la rotta, avremo una stringa.
una chiave di nome, di tipo, nome stringa, di tipo stringa, e poi invece nel query string avremo una chiave chiamata times che sarà di tipo number e che se non è definita avrà un valore di default uguale a 1. Quindi come vedete anche nella validazione potete anche fornire dei valori di default. E quello che la nostra rotta ritornerà sarà fastify.repeat di quello che ci ha passato l'utente. Quindi proviamo a testarla, chiamiamo localhost repeat di true e ci ritorna true. Invece passiamo a times 2, avremo true, come ci si può aspettare. Se chiamiamo times 3, 3 come scritto in parole, ok che siamo in JavaScript, ma fortunatamente ci torna indietro un errore dicendoci che il times deve essere per forza un numero. Altra cosa interessante è che se voi dichiarate la funzione non come arrow function, ma come una funzione classica, il this sarà Fastify stesso, quindi voi potrete fare this.il decorator che avete dichiarato. In questo modo, se voi avete la funzione dichiarata da tutt'altra parte rispetto alla dichiarazione della rotta, il this sarà comunque l'istanza di Fastify, vi permetterà di scalare in maniera più agevole tra file. Un'altra cosa divertente che si può fare con i decorator è la seguente. Allora, prendiamo questo caso dove stiamo gestendo l'autenticazione. Quindi la classica cosa che facciamo è creiamo uno hook, on request, appena arriva una richiesta, aggiungiamo una chiave user al request dove ci attacchiamo all'autenticazione. E un po' più avanti nella rotta accediamo a request.user. C'è nulla di male in fare questa cosa qua, lo si fa insomma dall'alba dei tempi per Node, ma ha un piccolo problema. È che voi state per ogni richiesta aggiungendo una chiave user all'oggetto request, che significa che vuoto l'engine di Node ha speso del tempo a creare l'oggetto request, preparare il prod, via dicendo, e voi prendete e gli schiaffate una nuova chiave. Vuoto dovrà un attimino impazzire, aggiornare il prototype e fare un po' di lavoro dietro le quinte. Questa cosa qua sembra una cavolata, ma se avete un server particolarmente sotto stress, vi farà perdere notevolmente le performance, perché vuoto per ogni richiesta dovrà deottimizzare il vostro codice, perdendo un mucchio di tempo. Un altro tipo di decorator, quindi, che abbiamo, perché vi aiuta a risolvere esattamente questo tipo di problema, è il decorator request, c'è anche il decorator reply, che è la seconda chiave di Fastify. Qua cosa facciamo? Facciamo decorator request user di null. In questo caso, se non appena voi avete l'oggetto request, vedrete che request.user è già definito perché fa parte del prototype e poi voi andrete a popolarlo. Cosa significa questa cosa? Significa che vuoto già creerà l'oggetto request che avrà a sua volta la chiave user. In questo modo il codice sarà altamente ottimizzato e vuoto non dovrà perdere tempo ogni volta a cercare di fare in modo che l'oggetto funzioni per voi. Questo qui, tra l'altro, è uno dei motivi per cui Fastify è molto molto veloce, perché non modifichiamo mai oggetti che non dovrebbero essere modificati. E se lo facciamo, lo facciamo con molta cautela, sapendo cosa toccare. Abbiamo speso un mucchio di tempo nel passato con il team di vuoto a cercare di capire qual era il modo migliore per ottenere questo risultato. Per cui vi assicuro che è un'ottima tecnica. In più, come vedete, una sola riga di codice aggiunta per delle ottime performance ottenute in cambio. Per cui, insomma, io non mi lamenterei. Adesso l'argomento più, diciamo, importante, generalmente sì, diciamo, il più importante di Fastify, che generalmente all'inizio è difficile da capire, ma una volta che vi è chiaro, passerete dalla mentalità uso Fastify perché è veloce alla mentalità uso Fastify perché plugin system è figo. E non lo dico perché sono contento, insomma, perché ci ho lavorato, ma lo dico perché obiettivamente, dopo 4 anni che lo vediamo in uso, in produzione, anche con aziende molto grosse, obiettivamente è venuto fuori un bel sistema di che sicuro vi intrigherà. Vediamo se riesco a spiegarvelo in maniera chiara. Come funziona? Innanzitutto, come si fa a registrare un plugin? Voi importate il vostro plugin e poi chiamate l'API fastify.register a cui passate il vostro plugin. Potete anche passargli volendo un dynamic import, funziona allo stesso modo. Che cos'è invece un plugin? Un plugin è non altro che una funzione, quindi è questa, ciao cane, è questa funzione che voi esportate, che riceve due parametri, Fastify è un oggetto di opzioni. In caso utilizzate l'API con le callback, il terzo parametro è la callback done. Cosa potete fare all'interno di un plugin? Potete dichiarare una rotta, potete aggiungere uno hook, potete aggiungere un decorator, potete registrare un altro plugin a vostra volta. Quindi, come vedete, potete fare tutto quello che volete. Quindi, essenzialmente, la prima cosa che vi permette di fare un plugin è di far scalare la vostra applicazione da monofile su più file, che
che invece di dover ingettare il costruttore di Fastify o fare esportare dei router come si fa con Express, cose di questo tipo, c'è questo metodo è inevitabile, questo come si fa, per cui vi permette di scalare su più plugin. Una cosa che mi preme sempre dire è che il design di tutto questo sistema, quindi come si aggiunge un API con Decorate, come si interagisce con una richiesta, quindi gli hook, come si scala su più file, i plugin, è una cosa che by design è estremamente noiosa. Cioè, questo è il modo in cui si usa il framework. Dovete aggiungere un file, plugin, interagire con le richieste, un hook, e via dicendo. Perché dico noiosa? Perché le cose noiose sono prevedibili. Se una cosa è noiosa, voi sapete, se qualcosa non va, sapete dove mettere le mani, avete idea di cosa sta funzionando, ma soprattutto se avete un team molto eterogeneo, con qualcuno senior e qualcuno junior, è chiaro a tutti come funzionano le cose. Non è che se un senior aggiunge un hook e il junior dice, oh mio Dio, che cos'è questa cosa? Sa che funziona così. Questo è il modo con cui si fanno le cose. Qual è però un concetto chiave dei plugin? Perché fin qua, insomma, sì, vi permette di scalare sui file, nulla di eccezionale. Ve lo faccio vedere subito. Allora, questo concetto è quello che noi chiamiamo l'incapsulazione. Prendiamo questo esempio. Abbiamo il nostro file main che registra due plugin, repeat e other. Il contenuto di repeat è il nostro solito decorator repeat, mentre all'interno di other vogliamo utilizzare questo decorator repeat con fastify.repeat. Come vedete qua, nell'ultimo file, in other.js, quando cerchiamo di accedere a fastify.repeat, abbiamo undefined. Perché? Insomma, repeat l'ho dichiarato prima negli import, per quale motivo non è definito? La ragione è l'incapsulazione. Inizialmente, quando voi create dei plugin, quello che Fastify fa in memoria, dietro le quinte, è creare un grafo a ciclo diretto, il DAG. Come direbbero gli studiosi, che funziona essenzialmente in questo modo, non è altro che un albero essenzialmente. Abbiamo la entry point che registra in questo esempio due plugin, 1 e 2, poi abbiamo plugin 2 che registra i plugin 3. Adesso mettiamo che il plugin 2 aggiunge un decorator. Questo decorator sarà accessibile solo all'interno di plugin 2 e tutti i figli di plugin 2, quindi plugin 3 e i figli di plugin 3 e via dicendo, ma non al padre o ai fratelli di plugin 2. Qual è il perché facciamo questa cosa? Che facendo così vi impediamo fisicamente di creare delle dipendenze incrociate tra plugin, a meno che non sia voluto che un plugin dipenda da un altro. In questo modo rifattorizzare la vostra applicazione sarà più semplice, molto meno doloroso, soprattutto non rischiate di pestarvi i piedi tra team. Però ci sono certi casi in cui avete bisogno di rompere questa incapsulazione. Mettiamo che questo decorator che avete aggiunto a plugin 2 vi serve anche nell'entry point. Come si fa? Si fa con un moduletto che si chiama Fastify Plugin, lo so, non siamo bravi a scegliere i nomi, non serve ripeterlo, che funziona in questo modo. Importiamo Fastify Plugin, che non è altro che una funzione, e quando esportiamo il nostro plugin repeat, la wrappiamo all'interno di FP. In questo modo, adesso, come vedete, all'interno di Header, se chiamiamo Fastify.repeat, possiamo accedere effettivamente alla funzione. Questo moduletto non fa nient'altro, fa solo questa cosa qua, vi permette di, virgolette, rompere l'incapsulazione tra i plugin 2 e salire di un livello. Mettiamo che entry point viene registrato a sua volta da qualcun altro, poi qualcun altro non potrà accedere al decorate di plugin 2, a meno che anche l'entry point non rompa l'incapsulazione a sua volta. Quindi Fastify plugin vi fa salire al massimo di un livello. Un'altra cosa interessante poi che si può fare con con il sistema di plugin è che potete passare delle opzioni. Queste opzioni possono essere, potete passare tutto quello che volete, ma ce ne sono due nello specifico che utilizzerà direttamente Fastify, che sono prefix e log level. Il prefix essenzialmente, come potrebbe suggerire il nome, aggiungerà a tutte le rotte dichiarate all'interno del nostro primo plugin, come prefisso di tutte le rotte slash v1. Quindi se all'interno di routes v1 abbiamo hello, il modo per chiamarlo sarà slash v1 slash hello e via dicendo. Stessa cosa nel secondo plugin dove registriamo v2. Quindi già questo è un modo molto carino per volendo versionare anche la vostra applicazione. Inoltre potete anche configurare un log level custom. Quindi come vedete mettiamo che v1 sono le rotte che sono usate già da un sacco di tempo, vi fidate, volete solo sapere se qualcosa è andato storto, quindi vedete log level error. Mentre le rotte V2 sono ancora in sviluppo, non sapete come stanno andando, quindi volete sapere, volete vedere tutto quanto. Allora dite log level debug.
Generalmente in un'applicazione normale dovreste creare due logger diversi, ognuno con la sua configurazione. In questo caso il logger è sempre lo stesso, che cambierà dinamicamente il log level in base al plugin in cui si trova. E tutto questo grazie all'incapsulazione. Quindi all'interno di V2 è incapsulato e lì dentro Fastify sa che tutte le rotte saranno prefissate con V2 e il log level sarà debug. A proposito, tra l'altro, di log level, ultimo ma non importante, il login. Il login è un first class citizen in Fastify. Shippiamo direttamente un log che si chiama Pino, che è uno dei logger più performanti, se non probabilmente il più performante per Node, che, come dicevo, è già integrato direttamente nel framework. Se volete abilitarlo, non dovete fare altro che chiamare logger true. E come risultato, poi potrete chiamare request.log punto i vari metodi del logger. E that's it. Il vostro logger perfettamente funzionante. Quindi, se avviamo il nostro server, vedrete che avremo tutti i log in new line delimited JSON. Ultimo, ma non meno importante, sempre riguardo al logging, vi consiglio caldamente di utilizzare Pino, sia se state usando Fastify, ma in genere, perché anche qui sembra una cavolata, ma il loggare ha un costo. Ogni volta che voi chiamate un log, state perdendo qualche millisecondo a creare il log. Sembra adesso che stia una cavolata, ma quando voi avete un server sotto stress con centinaia di richieste al secondo, accumulare tutti questi millisecondi persi a fare il log vi farà perdere un mucchio di tempo, vi bloccherà il server da rispondere alle richieste. Quindi avere un logger performante è assolutamente necessario per garantire la buona salute della vostra applicazione. Quindi adesso mettiamo tutto quello che abbiamo visto assieme, cerchiamo di capire un pochino cosa succede. Fastify quindi è una raccolta di varie librerie e tecnologie che abbiamo sviluppato nel tempo, costruite in questo modo. Abbiamo Avvio, che è il loader, che è essenzialmente quello che si occupa di registrare tutti i plugin, costruire il grafo, preparare l'incapsulazione. Abbiamo Pino, che è il logger. Abbiamo Find My Way, che è il router. Ajaibu, che è il validatore. E FastJSONRingify, che è il serializzatore. Soprattutto questo abbiamo il sistema di hooks, decorators e plugin, che sono le cose che a voi servono per estendere il framework. Quindi Fastify cerca di essere il più leggero possibile, darvi tutto ciò che reputiamo necessario, ma tutto ciò che invece vi potrebbe servire per la vostra applicazione dovete estenderlo tramite i plugin. Ad esempio, dovete collegarvi a Elasticsearch, dovete aggiungere il plugin Fastify Elasticsearch. Redis, stessa cosa. Autenticazione, uguale. C'è praticamente un plugin per ogni cosa. Fra poco ne parliamo anche di quello. Una domanda che ci viene fatta spesso è: ok, tutto molto bello, ma come suggerite di costruire un'applicazione Fastify? Allora, non c'è metodo specifico, ognuno può fare quello che preferisce. Quello che generalmente noi suggeriamo è quello che potete ottenere utilizzando Fastify CLI, la nostra CLI per generare e gestire progetti, che funziona in questo modo: vi creerà un file app.js, che è il vostro entry point, il package JSON, una cartellina plugins dove all'interno avrete tutti i vostri plugin che devono essere condivisi con tutta l'applicazione, quindi database, autenticazione e varie altre utility, insomma, rate limiting. Poi una cartellina routes che invece conterrà tutta la vostra business logic. Quindi questa qua immaginatela come il posto dove mettete la business logic divisa per dominio, quindi potete messo creare una cartella dove dite: questa è tutta la gestione degli utenti, questa è la gestione dell'autenticazione, questa è la gestione, so, del CMS e via dicendo. E infine c'è una cartellina test in cui, secondo noi, la cosa migliore da fare è proprio replicare la struttura della vostra applicazione in maniera che sia anche più facile ragionare quando si scrive i test. Quindi abbiamo la cartellina plugin con tutti i vostri test di plugin, la cartellina routes con tutti i vostri test delle routes. E infine c'è un file helper che non fa altro che costruire l'istanza di Fastify per voi, per farvela utilizzare. Tutto questo, visto sempre in modalità grafo, funziona in questo modo. Abbiamo App.js che registra il contenuto di plugins e il contenuto di routes. Poi tutti i vari plugin all'interno della cartellina plugin utilizzeranno il modulo Fastify plugin, mamma mia quante volte l'ho detto, in maniera che le rotte potranno accedere e utilizzare tutti questi plugin che voi avete dichiarato. Ma, come dicevo prima, Fastify Plugin vi permette di andare in su solo di un livello. Quindi, se voi avete un'applicazione molto grande, molto complessa, con più team che ci lavorano, questa cosa qui calza alla perfezione, perché voi potete creare tre applicazioni separate, Fastify, A, B e C, mettiamo se sono anche i vostri tre team, e
E questi tre team non si rischieranno mai di pestare i piedi. Questo perché, grazie all'incapsulazione, tutto il lavoro che viene fatto all'interno di A, a meno che non sia una dichiarazione delle rotte, che quello lì ovviamente è globale, non intaccherà mai il lavoro che fa B o che fa C. A e C, per dire, possono addirittura dichiarare lo stesso decorator che fa due cose diverse e non ci sarà nessun problema. Inoltre, questa architettura cosa vi permette di fare? In questo caso, come vedete, abbiamo un monolitone con tre sottosistemi che sono già però divisi grazie all'incapsulazione. Mettiamo che un giorno dovete scalare su microservizi per qualsiasi motivo, dovete fare altro che prendere i tre pezzi A, B e C e lanciarli come applicazioni separate, perché il fatto che c'era l'incapsulazione dietro le quinte già vi garantisce che non ci sono cross dependency, i vari file sono dichiarati già nel posto giusto e via dicendo. Quindi non dovete mai rifattorizzare. Inoltre, se invece dovete tornare indietro, quindi avete due applicazioni separate e volete unirle, basta che aggiungete un entry point che le registra entrambe e il gioco è fatto. Quindi più o meno alla fine è come giocare con i Lego. Ultimo, ma non meno importante, questo è un pochino, insomma, una bastardata che abbiamo fatto, diciamo così. State utilizzando Express, volete provare Fastify, ma non avete tempo di migrare la vostra applicazione? Capisco, succede, no, non me la prendo. E anzi, per risolvere questo problema abbiamo creato un moduletto che si chiama Fastify Express, che fa questa cosa qua. Qui avete il vostro app.js, il vostro entry point, che registra la vostra applicazione Fastify, che vedete sulla sinistra, mentre sulla destra avete il vostro modulo Fastify Express che registra la vostra applicazione Express. In questo modo, voi avrete un solo web server e il router si occuperà di rispondere alle richieste alla parte Express o alla parte Fastify in base alla rotta che è stata dichiarata. In questo modo voi nel tempo, questa qui non è una soluzione definitiva, è una cosa temporanea, nel tempo potrete migrare un pezzettino alla volta la vostra applicazione Express completamente nel sistema Fastify. Questa era l'ultima cosa che vi volevo dire. Se volete scoprire o approfondire gli argomenti, basta andare sul nostro sito fastify.io/docs, c'è cioè una montagna di documentazione su tutte le cose che ho spiegato. Se trovate poi qualche errore, qualche typo, vi prego di inviare una pull request con la correzione degli errori, che sicuramente ce ne sono. Scrivere documentazione è incredibilmente difficile. Riguardo cosa c'è di già pronto per Fastify? Basta che andate su fastify.io/ecosystem, dove troverete la lista di una montagna di plugin che già sono pronti per essere pronti all'uso. Ce ne sono, penso, almeno 180 al momento, di cui una quarantina mantenuti dal core team e tutti gli altri invece mantenuti dalla community. Tutti questi plugin, tra l'altro, non sono semplicemente buttati lì a caso, ci vengono inviati da quelli che li creano, noi facciamo la review. Chiediamo che venga scritta bene la documentazione, assolutamente i test, quindi che ci sia un certo livello di pulizia all'interno dei plugin, insomma, che ci sia una certa garanzia anche di qualità. Se invece tutto quello che ho visto vi è piaciuto e volete contribuire a un progetto open source, andate a fastify.io/contribute. Al momento penso siamo una quindicina nel team, ci fa sempre piacere avere nuove persone che vengono a partecipare. Siamo molto molto welcoming con le persone nuove e se voi andate a questo link troverete tutte le issue all'interno della org di Fastify che sono taggate come good first issue, quindi cose che sono facili per persone che non hanno mai contribuito per iniziare a contribuire al progetto. Non abbiate timore di fare cavolate. Ci piace sempre spendere tempo ad aiutare le persone sia a migliorarsi che a ottenere il miglior codice possibile, perché ovviamente anche nel nostro interesse. E soprattutto voi avete speso del tempo per inviare un bug fix, avete aggiustato la documentazione o qualcosa di questo tipo, per cui mi pare il minimo che anche noi investiamo del tempo su di voi per ringraziarvi. Tutto ciò che avete visto lo troverete sul mio account GitHub, delvedor/fastify101. Se invece volete vedere un esempio di un'applicazione quote unquote complessa scritta in Fastify, sempre nel mio GitHub troverete un repository che si chiama Fastify-example, che contiene un'applicazione che fa un po' di tutto, quindi autenticazione con OAuth e GitHub, c'è una UI, fa un po' di cose divertenti, parla con un database, fa server-side rendering, insomma ci sono un po' di cose. E lì ho cercato un pochino di mettere tutte le best practice che consigliamo utilizzando Fastify. Qui spero di essere stato nei tempi, ma penso di sì, e vi ringrazio per l'attenzione.
Non ti sento. Assolutamente nei tempi, Ora come ti sento. i peggiori registi, mi ero dimenticato il microfono chiuso. È la storia della Assolutamente nostra vita nell'ultimo anno. nei tempi. Esatto. Allora, intanto grazie, perché iniziamo con un grazie che è sempre giusto. Stavo controllando i commenti, c'è uno del buon Umberto Quintarelli, tra l'altro dovrei riuscire a fare così. Esiste il concetto di default version se non mando leader? È una domanda che era venuta proprio all'inizio. È una buona domanda, no, non c'è, a meno che voi non create anche la rotta senza la definizione del constraint. In quel caso allora avete anche il default. Diciamo che Ok, Fastify cerca di non fare troppa magia, fa quello che voi dichiarate. che mi sembra anche giusto. Sì, perché debuggare la magia è sempre terribile. C'è una Bella domanda. fino a quando funziona, insomma. Forse ho capito, forse questa domanda è uno sketch, ovvero il course. In che senso uno sketch? C'è un plugin per gestire course, se c'è bisogno, che si chiama Fastify Course. Fate register di Fastify Course e magicamente avrete, appunto, appena detto magicamente, ottimo, e avrete il course gestito, insomma. Quindi sì, ci sono, se voi aprite il Fastify slash ecosystem, c'è una lunga lista di plugin, c'è cioè Helmet, sapete che il per far tutti gli header di sicurezza, c'è Course, c'è CSRF, insomma ci sono vari plugin per gestire cose di questo tipo. Abbiamo un'altra domanda. Prima hai accennato alla generazione automatica della documentazione con i JSON schema. Mi dici qualcosa di più? Allora, praticamente quando voi dichiarate gli schemi delle rotte, quindi quando create una rotta mettete la chiave schema, poi dite body, query string, params, response e via dicendo. C'è anche headers, penso. Sì, c'è anche headers. Potete anche aggiungere una descrizione, tra l'altro, ognuna di queste proprietà, con la chiave description. E se voi utilizzate il plugin, penso si chiami Fastify Swagger, perché ai tempi quando abbiamo creato OpenAPI non era ancora standard, il nome del plugin è rimasto così, voi basta che facciate register di Fastify Swagger, lui vi esporrà una rotta che potete anche configurare, e questa rotta avrà automaticamente la UI di OpenAPI con tutte le rotte della vostra applicazione. Quindi con cui potrete vedere cosa riceve la rotta per funzionare o le risposte che dovete inviare indietro. Penso anche per fare i test si può fare la stessa cosa. Ovviamente si può anche disabilitare nel caso avete bisogno volete tenere qualche rotta, diciamo, nascosta, si può anche disabilitare questa cosa per rotte specifiche. Sto guardando se ci sono delle altre domande tecniche, se no te ne faccio io una un po' più umanistica. Qui te ne faccio io una un po' più umanistica, vediamo se poi ne arriva un'altra. Durante il talk hai citato spesso Netflix e qualche tipo di rapporto che avete con loro, o con i loro ingegneri, con il team, con chi ci lavora, eccetera. Com'è? Cioè, visto da fuori, da fanboy, c'è Com'è, una... dici cosa? Sì, cioè, che tipo di rapporto avete, barra che tipo di legami si instaurano, se fanno pesare di lavorare così, se danno proprio l'impressione di essere organizzati, perché spesso capita che uno si faccia dei film di aziende super strutturate, super organizzate, ingegneri tutti high skilled, e poi alla fine invece ti accorgi che tutto il mondo è paese. Beh, sicuramente è tutto il mondo paese. Loro di certo non ci hanno detto che lavorano per Netflix, ci hanno inviato una pull request, poi io vado sempre a sbirciare chi è che la invia per curiosità, ha detto, ah, guarda chi sono. E poi ci abbiamo chiacchierato, e ho detto, ah sì, lo vogliamo integrare nel nostro sistema, ma ci serve questa feature. Sono assolutamente le persone, quelli con cui ho interagito io quantomeno, sono le persone gentilissime, anzi la pull request è durata tipo 2 mesi per ottenere le performance che volevamo, quindi sono stati anche molto molto bravi a restare engaged per tutto il tempo. Non ci hanno regalato un account, purtroppo, il Valle ci hanno detto che neanche loro lo danno, e vabbè, me la farò andare bene. Però comunque, loro solo una volta hanno contribuito, ma comunque
collaboriamo tramite il progetto Node, c'è un team che si chiama Web Server Framework, dove si discute del futuro del modulo HTTP essenzialmente, dove anche lì collaboriamo con qualcuno che lavora per Netflix. Tutte persone, sì, sicuramente molto molto preparate, non sono lì per caso, ma persone insomma normalissime con cui è assolutamente piacevole farsi una chiacchierata. Anzi, Ok. assumono se siete interessati. Anche Elastic, tra l'altro. E torniamo ad una domanda tecnica di Alberto Vincenzi. Se dovessimo escludere la questione delle performance, per quale motivo o per quali tipi di applicativi suggeriresti di Fastify invece di framework più strutturati? È una domanda divertente perché dipende cosa intendi per strutturati. Se per strutturati intendi Nest.js o ce n'ho anche altri che se mi viene sul nome, c'è uno con la A, se mi viene sul nome, beh, questi grossi framework che fanno un po' tutto da padre a padrone non mi piacciono, sono molto molto contrario, nel senso ti danno tanta pappa pronta. Ma alla prima volta che devi un pochino uscire dalla traccia è difficile. Se devi migrare su un altro sistema, ovviamente devi riscrivere tutto da capo perché ti obbligano nella loro sintassi. Quindi, secondo me, il concetto di più o meno strutturato ha poco senso. Cioè, più o meno diciamo, dipende, se le dici più strutturato è un'accezione, diciamo, positiva. Io quello che userei è più. Adesso mi viene in mente la parola in italiano, perché ormai l'italiano l'ho disimparato, ma più convoluted direbbero, una cosa più piena di cose, diciamo così. Quindi diciamo, è difficile da un pochino spiegare. Diciamo che generalmente comunque a me come approccio non piace, mi piacciono le cose leggere su cui ho il controllo. Su Fastify io penso abbiamo fatto un buon lavoro di darti all'inizio una cosa iperleggera, ma poi tramite i plugin puoi customizzarla su precisamente quello che ti serve. Quindi invece di darti un mattone di cui tu usi il 10%, ti diamo una cosa di cui usi malissimo che vada il 90%. Tra l'altro, un motivo per cui è anche performante. Poi, se dovessimo continuare a discutere delle performance, quando abbiamo iniziato a lavorare sul progetto 4 anni fa, erano il focus principale, lo sono tuttora, ma non è più il motivo per cui ti direi passa Fastify. Il motivo per cui ti direi passa Fastify è che il plugin system è stato disegnato vedendo quanti problemi avevano le persone a far scalare una grossa applicazione su più team. Il sistema che ha plugin con l'incapsulazione e via dicendo aiuta a scalare su team di sviluppo grossi, ma anche piccoli generalmente. Comunque, vi permette di dare delle linee guida che altri sistemi non darebbero, diciamo così. Ne abbiamo due di Luca Ambrosi. Ovvero, è possibile usare Fastify con OpenAPI solo per l'esposizione delle routes senza dover descrivere l'elenco dei parametri di input di ogni singola route? Sì, beh, in quel caso però dovete costruirvi voi a mano il JSON schema per creare l'Open API. Secondo me ha più senso metterlo in ogni rotta, perché tu alla fine non è che lo metti in ogni rotta per avere Open API, lo metti per avere la validazione e la serializzazione. Poi, siccome è lì, questi dati che tu hai messo per rendere più sicura la tua applicazione alla fine. Ah, e c'è un plugin che dice, sai cosa, li hai già scritti, allora li leggo e ti creo anche la documentazione automatica. Ma se non vuoi utilizzare questa feature, puoi tranquillamente scriverla a mano. Diciamo che fare così, quindi in ogni rotta aggiungere questa definizione, ti permette di averla sempre aggiornata. Non rischi di dimenticarti di dover andare ad aggiornare l'Open API spec ogni volta. Siccome fa parte del codice, è sicuramente aggiornata, altrimenti non funzionerebbe. Tra l'altro questa cosa qua, non l'ho detto nella presentazione, se voi vi piace utilizzare TypeScript, tutto quello che avete visto funziona tranquillamente anche con TypeScript. Manteniamo i tipi, quindi il Fastify shippa con i tipi mantenuti a mano da noi, che non è proprio l'esperienza più piacevole. E se ci sono delle librerie che si chiamano Typebox, nome di questo tipo, sono documentate, vi permettono di definire gli schema come tipi di TypeScript, in maniera che all'interno della rotta voi avrete fatto request.body, per esempio, e TypeScript vi dirà già tutto l'autocompletamento, perché avete appunto definito il tipo. Ma in più, tramite la compilazione, Fastify creerà anche la validazione e, se ne avete bisogno, pure la documentazione. Quindi, insomma,
diventa una cosa abbastanza con una sola definizione, state già facendo tre cose. Un'altra domanda di Luca Ambrosi è se è oneroso dover toccare lo schema, ogni volta che si aggiunge o rimuovono parametri, se si pensa a routes che ricevono oggetti complessi. Grazie. Sì, può essere oneroso, dipende dalla complessità di questi oggetti. Se sono che ti arrivano nella richiesta, se tu per esempio sai che l'oggetto che ti arriva ha delle chiavi date e poi alcune che sono dinamiche per qualche motivo, puoi benissimo usare additional properties true e allora te le fanno passare senza validazione e ti arrivano. Puoi comunque tenere un piede in due stivali, questo non è un problema. Mentre per la risposta lì è un pochino più complicato. Se definisci la risposta, devono essere definite tutte le chiavi. Quindi se cambi l'oggetto di risposta, devi anche aggiornare il response schema. Questo è un requisito, altrimenti quelle chiavi non verrebbero più serializzate. Grazie mille Thomas, stavo ricontrollando, mi pare che non ci siano altre domande. Credo si possa fare anche questa cosa qui, molto interessante, che si possono fare così, che vengono fuori tutte quante. Cose fantastiche. Non ha funzionato lo streaming Facebook, però le domande ce ne sono state tante e sono apparse tutte quante in video. Ancora grazie mille Thomas, grazie mille a tutti quelli che hanno partecipato anche a questo episodio. Ci vediamo ad aprile, l'appuntamento è già pronto, dobbiamo solo pubblicarlo. Intanto, buona serata a tutti quanti. Ciao ciao! Ciao!